riproietta virtualmente al terzo posto agganciando la Paolana, che cosa cambia? Peppe, ti stavo per dire un'altra cosa delle mie. Vittoria che ci proietta a meno 26 dalla salvezza, perché non ne voglio sentire parlare, che è bastata una sconfitta domenica scorsa a Gallico, per quanto immeritata e per quanto non voluta, perché era una partita 0-0, l'abbiamo detto e ridetto 50 volte, abbiamo dimostrato i nostri limiti. Oggi siamo stati paurosi, timorosi, abbiamo avuto paura di giocare, abbiamo avuto un sacco di timore. Tu ci hai visto tante altre volte in casa e fino al suo tipo di calcio, un po' per merito nostro, un po' per merito anche del Cutro. Forse. Non dimentichiamo che il Cutro veniva da 5 risultati positivi, aveva pregiato a Scalea, aveva pregiato a Bovalina, aveva pregiato a Isola, quindi. Forse questa prestazione è figlia della prestazione opaca di Gallico e comunque fortunatamente per il Bogale siete riuscita a portarla a casa, sono 3 punti veramente importanti, però a volte la squadra si perde veramente tra passaggi, tra fraseggi e sbaglia tantissimi in fase di possesso palla. In effetti gli unici problemi che abbiamo avuto oggi sono delle palle sbagliate nostre sulle tre quarti, che invece di verticalizzare e dare profondità con l'attaccante come Puccinelli, come Boio, come Bubba e come Postorino, ci mettiamo a giocare palla, ci facciamo chiudere, poi i nostri attaccanti, non essendo degli arieti, andiamo incontro alla loro ripartenza. E purtroppo è così, noi sappiamo quali sono i nostri pregi, sappiamo pure quali sono i nostri limiti. Noi siamo, ultimamente eravamo diventati parecchio presuntuosi, la sconfitta domenica speriamo che ci sia servita. Di oggi dico bravi ragazzi, non era facile reagire da una settimana pesante, perché abbiamo vissuto una settimana pesante, che sapevamo di non aver fatto il nostro dovere fino in fondo, ma anche perché sono 3 punti che valgono 6 oggi. A un certo punto hai rischiato il tutto per tutto, hai inserito 5 attaccanti, là hai rischiato veramente tanto. Fortunatamente per voi la squadra del bravo Vanzetto aveva terminato la benzina. Noi avevamo 20 metri di vento, 20 metri di campo per il vento a favore, avevamo il secondo tempo, dovevamo avanzare il nostro baricentro e fare movimenti in avanti, cercare di portare, di tenere questa squadra più bassa possibile, perché sapevo che avevamo anche delle persone come Peppe Foto, se voi avete sentito, l'ho chiamato 2 volte per andare a calciare in porta, sapevamo che abbiamo dei buoni colpitori su calcio da fermo, su calcio da evoluzione, l'abbiamo fatto, abbiamo rischiato, però il pareggio in casa oggi proprio non ci serviva a niente. Con tutto il rispetto per il Cuso dovevamo vincere, non dimentichiamo che abbiamo sbagliato anche quella palla, mi dispiace per Postorino che lavora tanto, però è sfortunato in fase gol, però bravo a tutti i ragazzi, non era facile venire a capo di questa settimana. Beh, mister Vanzetto, come al solito, a meno dalle partite che ho visto io, Corigliano, Reggio Med, Gallico Cadono, un primo tempo che si gioca veramente bene, si coprono bene gli spazi, pressing alto, asfissiante. Nel secondo tempo c'è questo calo fisico, dovuto a che cosa? Ma non c'è stato il calo fisico perché, come ha detto prima il mister La Face, c'era il vento a favore degli ospiti, quindi si sa che la squadra avversaria, giocando in casa, avrebbe usato di più, e come infatti ha messo forze davanti fresche, giocatori importanti, e quindi noi volevamo sfruttare le ripartenze, come infatti quante ce ne abbiamo avute, e magari noi qualche fraseggio, in qualche finalizzazione potevamo essere un pochino più incisivi. È quello che ci manca, perché sai, quando giochi contro squadre magari di questa portata, con giocatori così, sai, tiri, magari concedi, perché se tu vedi, vai a vedere, abbiamo preso gol su calcio da fermo. Su azioni diciamo che siamo stati molto pacati, siamo stati molto compatti, abbiamo tenuto bene il campo, e poi ti ho detto, la mia paura era ricevere una punizione con sto vento a favore che ci ha sbloccato la partita. Poi abbiamo fatto anche noi, penso gli ultimi 20 minuti, un grande forcing, se vai a vedere abbiamo creato un sacco di palle, però giustamente se non la butti dentro, l'abbiamo usato, abbiamo rischiato, e quindi abbiamo preso una ripartenza. Anche oggi sono palesati i soliti problemi cronici con l'attacco, in fase di realizzazione si riesce a fare poco, sicuramente serve un attaccante che può fare gol, visto che bene o male in difesa vi comportate molto bene. Se andiamo a vedere i gol subiti, a parte Reggio Med e Corigliano, alla fine avete subito pochissimo, quindi la difesa è un punto di forza della squadra, è ovvio che serve un attaccante come il pane. Ma come ho detto prima e come ho detto ad altre vostre interviste, per comprare gli attaccanti magari ci vuole anche una forza economica che magari in questo momento può darsi che la società non riesce a completare, perché è normale, che è giusto che
poi quando si prendono degli impegni bisogna essere persone serie, quindi magari in questo momento la società non è riuscita a trovare il giocatore che possa fare al caso nostro, ma non tanto come giocare, perché magari i giocatori ce ne sono stati, abbiamo anche chiamati, però in questo momento la società è questo quello che mi può offrire, quindi lavoriamo su quello che abbiamo e poi dopodiché se si troverà l'occasione, il giocatore che può fare il caso nostro, giustamente chi è, quale allenatore non vuole giocatori importanti oppure giocatori che ti danno certezze, è normale, però se in questo momento io ho questa squadra devo lavorare su questo e poi deve essere magari forse io più bravo a riuscire a far capire magari dove arrivare con i tempi giusti, come, però sai, gli ultimi 20 metri il giocatore non lo puoi telecomandare, sono sensazioni o sono cose distinte che il giocatore deve avere dentro, però sono contento della prestazione di oggi, come ho detto sono rammaricato perché è stata sbloccata da un calcio da fermo magari dato in una circostanza a mio avviso un pochino superficiale.